Del sindaco e soprattutto con quello che è un'attenzione particolare, i momenti come questi. Guardate, venendo qui mi chiedevo il perché in un venerdì pomeriggio che richiama la primavera ormai prossima ci troviamo qui a confrontarci su un testo che due ragazze hanno deciso di. Studiare, scrivere, pubblicare con tutta la fatica che ne consegue. Prima scherzavo con i due giovanissimi autori e dicendogli: Non vedo camicie rosse qui di Garibaldini, però in quella battuta c'era tutto quello che oggi è il senso di quello che oggi affrontiamo, al di là del libro o dell'incontro, ed è il tema dello studio. Guardate, questi sono momenti, lo dico da assessore alla scuola, in cui sono infinite le possibilità di recuperare informazioni, infinite le possibilità di vedere, di documentarsi, però manca la qualità, la qualità dell'informazione, di approfondire quello studio. Ed è rarissimo in questi tempi approfondire anziché fermarsi a uno schematico giudizio. Guardate, il lavoro che hanno fatto questi due ragazzi, e ringrazio anche chi li ha accompagnati in questo lavoro editoriale da un punto di vista di ricerca, e ringrazio anche l'associazione, è fondamentale perché ci permette di approfondire la nostra storia. Prima in agenda vedevo che questa è stata una giornata che mi ha visto coinvolto in, in incontri con associazioni che combattono le mafie, dopo ci incontreremo con dei ricercatori di agenzie legate ai computer, però in tutto questo calderone di incontri non c'è mai l'approfondimento, invece oggi abbiamo, avuto, abbiamo modo di farlo e vedere anche il coraggio di chi nel, nel 1914-1915, che è il tema del libro, ha avuto questo coraggio. Ci sono due parole che voglio portare via da questa sala come punti fondamentali. Il primo è lo studio, come capacità, approfondimento, volontà di condividere. L'altro è il coraggio, che è una parola abbastanza rara. La volontà di non immergersi. Noi siamo in una città di mare, noi però abbiamo questa paura di immergersi, di capire quanto è profondo, quanto è anche... Presente la difficoltà. Bene, il coraggio è quello che ha spinto cent'anni fa questi ragazzi nell'affrontare questa sfida. Oggi voi non andate in guerra, ma presentate la vostra opera. Ma c'è il coraggio di affrontare quello che è il futuro, una sfida davanti a sé, indipendentemente dall'epoca. Bene, ecco, oggi affrontiamo questo tema. Questo per dire che in questa presentazione, non in questo saluto non accademico, sta anche nel rapporto che il Comune ha con le associazioni che affrontano il tema della storia. E deve essere un rapporto sempre più vivace, perché in tempi in cui si corre da un punto di vista enorme come nozioni, come temi, riappropriarsi e ricapire la propria storia, riapprofondirla, diventa un gesto fondamentale diventa un gesto essenziale. Ecco, penso che nel rapporto quotidiano che l'amministrazione e le associazioni fanno questo sia il percorso giusto. Quindi grazie, rinnovo il saluto che l'amministrazione porta e vi fa e do l'inizio alla parte più culturale di presentazione del libro ringraziando anche questi due ragazzi perché rappresentano quello... Che è il bene di una generazione a loro dei ventenni che a Rimini ci darà grandi soddisfazioni perché ha il coraggio di guardare il proprio futuro studiando le proprie radici. Grazie. Allora, buonasera o buon pomeriggio? Vediamo come dire. Poi è eh, Rimini finché non è buio, non è mai sera. Quindi, <ride> è un marito di, che è vissuto a Rimini quasi 30 anni, quindi so bene cosa vuol dire. Eh, allora, comunque benvenuti. Eh, io cercherò di inquadrare quello che è stata questa ricerca, poi... Cercherò di dare la parola il più velocemente possibile ai due autori. Um, il lavoro che abbiamo chiamato: questo libro che abbiamo chiamato Tranissa e le Argonne, i volontari Emiliano Romagnoli in Camicia Rossa 1914-15, è nato come um, Idea iniziale mh, di una ricerca da fare sul territorio bolognese. All'inizio di questa ricerca non trovavamo niente, niente che riuscisse a, a darci uno spunto interessante e abbiamo eh, coinvolto come museo del Risorgimento, museo di cui io faccio parte, abbiamo coinvolto i, dei giovani ricercatori che eh, appunto fanno parte della nostra, dei nostri utenti, delle persone che frequentano la biblioteca. Eh, siamo riusciti in qualche modo a incuriosirli, ad appassionarli eh, a questa ricerca e in questo modo siamo partiti con ehm, l'intento di capire qualche cosa di queste vicende, di, questo, eh, di questa vicenda abbastanza sconosciuta, forse nota a pochi appassionati, ma di sicuro ehm, alle, alle, alle persone normali, diciamo totalmente sconosciuta. Ehm, due sole cose di, di premessa. Ehm, vi porto il saluto di Annita Garibaldi Gallet, che è presidente della so nazionale dell'Associazione Volontari Ereduci eh, Garibaldini, veterani e reduci <ride> reduci Garibaldini, eh, che non è potuta venire per impegni vari eh, che aveva a Roma, ma eh, che ha sempre seguito questa ricerca e ne ha fatto anche la uh, presentazione e della professoressa Fiorenza Tarozzi che è l'altra curatrice del volume insieme a me. Ehm, I ringraziamenti di solito li cito alla fine ma eh, vi risparmio. Ehm, ve li dico solo molto velocemente. Ehm, a grandi numeri, cioè dovremmo ringraziare veramente tantissime persone e sono state ringraziate nelle pagine in cui eh, questa cosa è stata scritta perché eh, questo lavoro eh, da mh, ricerca appunto di, di cui non si sapeva bene cosa tirar fuori si è talmente allargato che ha coinvolto eh, perlomeno eh, nel territorio emiliano-romagnolo archivi, biblioteche, associazioni eccetera e anche a livello nazionale eh, archivi più importanti Importanti. Questo perché la, mh, il valore di questa ricerca sta proprio nel ma, tipo di materiale assolutamente originale che è stato visionato e recuperato dai eh, giovani appunto, giovani, io continuo a chiamarli i giovani, i ragazzi, ma insomma dai due ricercatori che sono entrambi laureati in storia, quindi comunque eh, sono specialisti della materia. Ehm, tutto questo materiale è scaturito da ehm, ricerche effettuate in archivi di Stato locali e l'Archivio Centrale dello Stato a Roma, in particolare il casellario politico eh, centrale, grazie, eh, da ehm, archivi di associazioni eh, depositati presso biblioteche pubbliche o biblioteche locali eh, e da tutta una serie di altre. Ehm, produzioni raccolte archivistiche che eh, contengono tracce di queste vicende. Quindi tutto questo lavoro di recupero di informazioni è poi stato incasellato e eh, raccolto in questo volume. Il volume eh, mh, presenta due parti introduttive, eh, opera una di Giacomo Bollini, eh, che è questa persona qui alla mia destra, L'articolo, insomma, il saggio si intitola uh, È febbre che quando vi ha ghermito ger più non vi abbandona. È una citazione da Marabini, sì, uno dei volontari delle Argonne. Ed è, è tratta proprio della genesi della legione garibaldina in Francia nel 1914. A seguire Andrea Spicciarelli ha eh, scritto invece eh, la seconda parte di questa introduzione, Camice rossa nelle Argonne, il canto del cigno della tradizione garibaldina. Di mh, due piccole parti introduttive ve le faranno poi loro, ma la parte che più ci ha eh, divertito anche, direi, eh, è stata la redazione delle schede biografiche eh, di circa 150 di questi volontari Emiliano Romagnoli. Ehm, sono 150 nomi che sono usciti, alcuni dall'oblio assoluto e totale, altri erano nomi ancora in memoria in certe zone o per certi motivi, eh, ma comunque di cui si sapeva solo qualcosa, o comunque cose relative a un certo periodo della vita. In queste schede sono invece stati seguiti i percorsi, per quanto è stato possibile, i percorsi dall'inizio dall della vicenda politica e, mh, di questi eh, giovani e eh, quindi il prima e il dopo del del, mh, della spedizione delle argonne. E questo è molto interessante, è stato molto interessante perché si, vede, si può vedere eh, leggendo o spulciando queste schede che ehm, percorsi che in un momento, in quest'anno di... Inizio guerra mondiale, eh, si eh, vanno avanti insieme per tutte queste persone. Poi, con il, do, con il post prima guerra mondiale, si dividono in rivoli veramente molto, ma molto eh, differenziati. Ehm, io direi che eh, posso passare direttamente. No, un'ultima un cosa. No, direi che vi passo direttamente la parola, così eh, annoio di meno e invece voi eh, eh, potete illustrare benissimo eh, il, le cose. Eh, le immagini che verranno proiettate sono eh, costruite in modo da accompagnare un po' i discorsi che vengono fatti. Le prime immagini si riferiscono però in particolare a una mostra che l'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini ha allestito ancora nel 2013 e che ha fatto circuitare un po in tutta Italia. L'idea iniziale era di riuscire a portarla anche qui a Rimini, Valerio Benelli dell'associazione ci ha provato ma sarebbe stato un po' troppo oneroso e complesso e quindi non è stato possibile ma le immagini che Annita Garibaldi ci ha fornito da Roma ve le facciamo vedere, ve le proiettiamo comunque. E io passerei la parola agli autori materiali del, del testo. Buon pomeriggio a tutti, io sono Giacomo Bollini, uno dei due autori, qui tutti ci chiamano i giovani, però insomma mettiamola così. Allora, eh, io innanzitutto sono molto contento di essere qua, può darsi. <ride> Innanzitutto direi di mh, parlare anche a nome di Andrea dicendo che siamo molto contenti noi di eh, avere questa occasione di poter raccontare a una platea diciamo, quello che è stato questo nostro lavoro. Noi diciamo ci ha molto appassionato, come ha detto Mirtide, ci ha anche molto divertito questo percorso e quindi siamo ben lieti di poterlo raccontare. Quindi un grazie a tutti quelli che hanno fatto sì che noi potessimo essere qua. È un rapidissimo inquadramento di quello che andremo a raccontarvi proprio facendo, seguendo proprio letteralmente il filologico del bollettino, quindi un rapidissimo excursus proprio sulla storia di questi volontari che andarono in Francia nel 1914 non appena praticamente scoppiata la prima guerra mondiale, il primo conflitto mondiale. Allora, innanzitutto premessa, il movimento volontaristico eh, italiano ha sempre avuto una sfaccettatura insomma, eh, decisamente ampia e una portata sempre molto importante. Eh, del resto, eh, siamo ancora qui oggi a parlarne. Esistono ancora queste associazioni che ricordano per l'appunto, per esempio, i volontari garibaldini, quindi, insomma, non a caso è una tematica decisamente viva e interessante da eh, sviscerare ancora oggi. Allora, eh, quadro generale, 1914 l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, tutto quanto, l'Italia resta neutrale, però eh, la Francia eh, è, ufficialmente è in guerra con l'impero tedesco. E si trova in una seria difficoltà nelle prime fasi di questo, di questo conflitto, tanto che eh, viene minacciata addirittura Parigi. Mobilitazione generale, e durante questa mobilitazione eh, generale eh, c'è un folto e nutrito gruppo di italiani che chiede di eh, arruolarsi nell'esercito francese eh, per andare a combattere per eh, il, il paese praticamente del quale erano lavoratori ospiti che aveva dato loro, eh, anche, anche se modesto, un pane quotidiano, mettiamola così. Si tratta quindi di un fenomeno eh, importante che l'esercito francese non, non si aspetta di dover gestire, infatti chiede a questi eh, volontari italiani di aspettare la fine. Della eh, mobilitazione generale francese, quindi almeno una ventina di giorni, per poter poi eh, gestire questo fenomeno. Ma chi erano questi volontari italiani che stavano affollando gli uffici di reclutamento eh, dell'esercito francese? Allora, i primi a muoversi fin dall'Italia ma anche in Francia sono i repubblicani. Noi qua andiamo sempre ad analizzare un fenomeno, in particolar modo questo delle, del volontariato nelle Argonne italiane, che corre lungo due binari, quello per l'appunto dei repubblicani e quello dei garibaldini, che nonostante i continui attriti e le controversie che ci sono fra questi due gruppi, diciamo, eh, repubblicani e garibaldini sono sempre stati a fianco, fianco a fianco nel proprio percorso eh, di lotta. Sono due linee di binari che quindi corrono, corrono verso la stessa direzione, diciamolo così, ma spesso senza intersecarsi, mettiamola così, insomma, facendo una metafora. E I primi a muoversi però, appunto, sono i repubblicani con una dunata speciale che si tiene a, a Parigi presso il Caffè de Strasbourg eh, dove si presentano 3.000 persone. Quindi, insomma, una, una mole, una massa di persone inaspettata, mettiamola così. E in particolar modo animatori di questo primo gruppo sono eh, Zambrini e Campolonghi. Ma adesso non stiamo a entrare praticamente nel particolare perché a noi preme sempre eh, arrivare alla parte che più ci è piaciuta, insomma, quello che eh, avrete capito che sono le biografie, ma penso sia doveroso fare questo eh, veloce eh, ripasso, chiamiamolo così. E, allora, l'esercito francese ben volentieri all'inizio eh, ritiene di poter arruolare questa carne da cannone, mettiamola così, però per certi versi ha, ha paura anche a gestire questi, questi soggetti, tanto che inizialmente pensa di uh, mandarli ad addestrarsi addirittura in Nord Africa, cioè proprio lontani da sé, proprio eh, per poterli quindi addestrare per farne dei soldati utilizzabili. I secondi a muoversi sono i garibaldini, in particolar modo Ricciotti, eh, figlio di Giuseppe, che offre simbolicamente la propria spada alla Francia per la quale aveva già combattuto nel 1870-71. La Francia, anche in, in ricordo di come insomma, vi fossero stati degli attriti, mettiamo così, durante la guerra franco-prussiana eh, fra i garibaldini e i francesi, i, Ripubi i repubblicani i francesi, declina gentilmente eh, la spada di, di Ricciotti e Garibaldi, che però chiama alla donata la sua numerosa prole. Eh, sono ben sette i fratelli Garibaldi che quindi vengono richiamati eh, dal, dal padre per creare questa legione di combattenti eh, al servizio dell'esercito francese. Al momento di questo richiamo, di questa dunata, i fratelli Garibaldi sono sparsi letteralmente per tutto il mondo. Cina, Egitto, America. Cuba, se non sbaglio addirittura, quindi ci mettono un pochino di tempo ad arrivare eh, in Europa, uno addirittura Menotti non giungerà mai, non arriverà in tempo per partecipare all'impresa delle argonne. E diciamo eh, la situazione letteralmente si sblocca con l'arrivo dei fratelli Garibaldi e mh, viene accantonata l'idea da parte dell'esercito dell francese di, di, uh, di usufruire del Nord Africa come zona di raduno e si battezza la Provenza come per appunto, bacino di raccolta di tutti questi volontari italiani, quindi sia residenti in Francia, quindi si, mh, che venivano anche... C'è diversi anche disprezzati dagli, dai volontari invece che accorrevano dall'Italia come eh, forse non so, fuggitivi dal paese, come persone anche che non parlavano un italiano corretto. C'è anche questa dinamica che si ritrova all'interno di questo gruppo e che abbiamo trovato nella memorialistica, che insomma fa anche un po' pensare, soprattutto in giorni come, come questi. Quindi Provenza, zona di adunata eh, dei, dei garibaldini e dei repubblicani che, come già anticipato prima, mantengono. Una propria autonomia di azione, due gruppi letteralmente separati. Ci sono vari tentativi di riunire, questi due, di riunire le forze, di riunire anche il punto di raduno, ma non c'è niente da fare, i contrasti sono, sono troppi e quindi. Si, si prosegue con eh, ogn ognuno per sé: ogni, o ogni gruppo, ognuno dei due gruppi, i mazziniani, i repubblicani e i garibaldini, agiscono eh, per conto proprio i garibaldini, che sono quelli ufficialmente investiti dall'esercito francese, mettiamola così, eh, per costituire questo corpo di volontari italiani. Si radunano tra Nîmes e Montélimar e hanno al servizio anche proprio tutta la logistica dell'esercito francese. Loro richiedono. I fratelli Garibaldi, determinate concessioni all'esercito francese, che l'esercito francese fa molta fatica a concedere. Un esempio, su tutti, per esempio è l'utilizzo della camicia rossa. Niente camicia rossa. Dicevano che era poca mime, poco mimetica. Parlano i francesi che avevano i pantaloni rosso fuoco: quindi insomma, era, era forse più che altro anche per non dare la una connotazione politica, una connotazione proprio di corpo a sé a questo gruppo di volontari che guardavano ancora un po' di, di, so, insomma, un po di traverso questi, questi francesi. I, I fratelli Garibaldi ottengono di poter richiamare a sé i loro fidi ufficiali, dico fidi perché comunque la tradizione garibaldina anche dopo la morte di Giuseppe Garibaldi era vivissima, portata avanti in primis da Ricciotti, c'erano state varie spedizioni, ne ricordiamo. 3, Domocos nel 1897 eh, l'Albania nel 1911 di nuovo la Grecia nel 1912 quindi insomma c'era ancora fortissima eh, la tradizione eh, dei volontari garibaldini e quindi come detto il gran numero, la gran parte dei volontari che proviene dall'Italia e dalla Francia si raccolgono tra Nîmes e Montélimar sotto le insegne dell'esercito francese e sotto il comando in primis di eh, Peppino Garibaldi, Peppino Giuseppe, figlio maggiore di Ricciotti. E i repubblicani, e i repubblicani procedono anch'essi con una propria adunata, mh, diciamo dalla portata minore, in quel di Nizza. C'è cioè una fondamentale differenza fra questi due gruppi. Uno è estremamente politicizzato: tanto che è gestito non c'è un comandante della legione, della, del gruppo mazziniano-repubblicano di Nizza. C'è una sorta di eh, assemblea, assemblea politica che organizza il corpo, gli addestramenti e anche la scelta dei volontari, perché eh, i Mazziniani non accettano chiunque. C'è un esempio, per esempio tal Pedulli, un, un volontario per di più eh, Emiliano Romagnolo che si vuole arruolare nella compagnia Mazzini, questo gruppo. Di Nizza, che viene scartato, rifiutato in quanto aveva una pendenza penale sul proprio capo ed era, ed era stato condannato per omicidio, di cui lui comunque sembra si professasse innocente, però i mazziniani non volevano una de determinati tipi di persone fra i propri ranghi. Questo pedulli invece viene accolto a braccia aperte dalla componente garibaldina a Montelimar, dove oggettivamente stavano cercando eh, più uomini possibili. All'inizio addirittura si parlava di 10-20.000 uomini possibilmente arruolabili in potenza da, dal gruppo garibaldino, alla fine si parla di un 2200, quindi un reggimento, mettiamola così. E per arrivare comunque alla fine di questo mio primo intervento e passare la parola poi ad Andrea, eh, brevemente eh, come, come va a finire questa prima fase della dunata, va, va a finire come purtroppo i Mazziniani eh, fin dall'inizio temevano, anche perché comunque loro avevano eh, come, come scopo, come idea di intervento non tanto la Germania, contro la quale la, la Francia stava aspramente combattendo sulla Marna, ma la, eh, i mazziniani chiedevano a gran voce la possibilità di poter essere eh, mandati nei Balcani per fungere da volano, da richiamo per l'Italia neutrale, quindi eh, avere anche lì una funzione di casus belli che portasse eh, il Regno d'Italia a eh, quindi dover scendere in campo eh, durante eh, già il 1914 a fianco di Francia, Inghilterra e Russia. Ovviamente il piano era molto ardito, ma anche politicamente e diplomaticamente difficile, se non impossibile da gestire, soprattutto da, eh, da una nazione in armi quale la Francia, che aveva anche diciamo, degli equilibri politici da, da rispettare e da mantenere. Quindi la compagnia Mazzini viene, per certi versi, lasciata morire. Non ci sono finanziamenti, non vengono inviate armi a, questo, a questa componente, si fanno addestramenti senza, senza, senza armi. E quindi, per certi versi, questo gruppo, che su per giù abbiamo calcolato forse di 400-500 uomini, uomini, si sfalda. Si sfalda, alcuni scelgono di proseguire il proprio percorso andandosi a, a proporre per l'appunto eh, nella Legione Garibaldina, nel, reggime, nel quarto reggimento eh, della Legione straniera. Ecco, altra cosa, il reparto di, di Garibaldini venne ufficialmente inquadrato nella Legione straniera. Oggi noi forse adesso abbiamo eh, una concezione, un'idea della Legione straniera leggermente diversa, però ufficialmente era un corpo all'interno dell'esercito francese, ma... Ben, insomma, che si può dire, eh, ben diverso, con una connotazione ben diversa, non doveva essere un reparto come gli altri, mettiamola così. E quindi eh, di nuovo la frizione fra mazziniani, repubblicani e garibaldini si manifesta con eh, le accuse da parte del gruppo che, era, che, che, si, che si era sciolto. Verso, la, verso i fratelli Garibaldi per l'appunto di avere manipolato a proprio favore eh, la, la situazione. Il reparto nel frattempo si addestra, diventa insomma, un, un reparto combattente a tutti gli effetti e viene inviato al fronte, viene inviato nella zona per l'appunto delle Argonne. Infatti, qua siamo a parlare per l'appunto del volontariato nelle Argonne. Questo in sintesi è quello di cui mi sono occupato io nel primo saggio introduttivo, mentre Andrea Spicciarelli, il collega, eh, si è occupato soprattutto della parte dei combattimenti, che è molto interessante a sua volta perché comunque eh, anche lì si manifesta, diciamolo così, eh, quello che poi sarà... Che è già stato nel 1914 per la Francia e sarà tragicamente nel 1915 anche per l'Italia: una tipologia di guerra abbastanza scellerata, assalti frontali. Eh, mh, mh. Una comprensione abbastanza ancora ben lontana di quella che è la guerra moderna, quindi eh, detta scandita dalla guerra di trincea, dall'uso delle armi moderne, le mitragliatrici, quindi insomma tutto quello che uh, ha caratterizzato la guerra di attrito e, e, della Grande guerra. Quindi passo la parola ad Andrea per un rapido excursus, quindi anche sui combattimenti, per poi passare alla vera e propria nostra presentazione di quello che è stato lo spettro della nostra indagine, che è proprio la parte più, cioè, diciamo, unica. Questo tra virgolette, che vi ho raccontato adesso è quello che generalmente può recitare un qualsiasi trafiletto di storia su questo di libro di storia, su questo avvenimento, diciamo, della, della dunata. Eh, dei volontari italiani nella Provenza francese. Quindi passo la parola ad Andrea. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio Giacomo, ringrazio i relatori che mi hanno preceduto e eh, ringrazio ovviamente, mi accodo anch'io ai ringraziamenti per l'ospitalità e a voi tutti qui presenti. Ehm, Vorrei partire dall'ultima cosa che ha detto Giacomo per uh, cominciare il mio breve intervento, diciamo, su quella che è stata la vera e propria spedizione militare nelle Ergonne del IV Reggimento di marcia della Legione Straniera. Eh, ovvero la concezione eh, molto ehm, diversa, diciamo, l'impatto eh, tragico, un crollo delle illusioni che ebbero molti dei Garibaldini, testimoniato anche. In diverse lettere e in diverse memorie, edite ed inedite, eh, che appunto manifestarono questi volontari una volta giunti sul campo di battaglia dell'Argonne. Cos'era infatti il garibaldinismo prima del 1914? Per delle persone, per dei soldati che erano alla prima esperienza garibaldina, era soprattutto un'epica, nata e generata da libri come Da Quarto al Vortunno di Abba, eh, dai racconti fatti dai reduci delle campagne garibaldine, magari nelle società di mutuo soccorso o appunto nelle, nelle associazioni dei reduci delle patri battaglie. E quindi si. Sì, eh, crea anche un'aspettativa molto particolare la carica alla Garibaldina con la baionetta sguainata oppure eh, la camicia rossa fiammante eh, che deve spaventare il nemico. Eh, Un'illusione e eh, diciamo un eh, orizzonte eh, che crolla eh, nel momento in cui eh, i Garibaldini del 1914-15... Vengono dispiegati su questo tipo di campo di battaglia. Ehm, per partire da dove aveva terminato Giacomo con la sua, ehm, con la sua presentazione, ehm, nell'ottobre 1914 eh, si arriva al definitivo scioglimento della Compagnia Mazzini e al ritiro della maggior parte dei repubblicani di Nizza. Con il loro rientro in Italia, eh, nell'ottica da parte della direzione del partito, guidato allora da Olivero Zuccarini, eh, di far sì che eh, diciamo, queste forze fresche, eh, diciamo, studenti e persone fra i 20 e i 25 anni di età, quindi diciamo, giovani eh, anche molto attivi e che sarebbero poi stati richiamati eh, dall'esercito italiano, a fare propaganda eh, in favore dell'intervento dell'Italia a fianco delle ehm, potenze dell'Intesa. Attacco autografato, scusate. Beh, certamente. Ecco qua. <ride> come dicevo, quindi, siamo in un momento di eh, scioglimento, appunto, di, della compagnia Mazzini, eh, di inquadramento eh, nei ranghi della Legione Garibaldina all'interno appunto dell'esercito francese come reggimento facente capo alla legione straniera tra l'ottobre e il novembre 1914 arriva il vero e proprio dispiegamento nei campi di istruzione dell'esercito francese in particolare ehm, il camp de Garrigue e poi eh, il campo di Mailly eh, un grandissimo campo eh, di istruzione che fu anche per breve tempo eh, catturato dai tedeschi durante eh, l'assalto eh, nei primi giorni della battaglia della Marna da cui furono poi scacciati dopo una settimana e eh, diciamo un momento dopo eh, il quale la guerra sul fronte occidentale divenne una vera e propria guerra stanziale dopo ehm, la presa del comando da parte di Peppino Garibaldi con il ruolo di tenente colonnello, anche se lui avrebbe voluto eh, ricoprire il ruolo di generale, cosa che comunque gli era stata promessa nel caso in cui fossero arrivati questi fantomatici 20.000 volontari che eh, Peppino Garibaldi eh, credeva potessero arrivare dall'America o comunque eh, in un momento successivo al dispiegamento um, in prima linea della legione garibaldina. Eh, per l'appunto il 5 novembre 1914 Peppino Garibaldi prende il comando della de Legione Garibaldina, eh, una legione che vede eh, diciamo, per la maggior parte dei quadri intermedi eh, francesi, imposti appunto dalla divisione di fanteria del Ministero della Guerra, e ehm, una compagnia in particolare, la quarta, eh, composta dai eh, reduci della Compagnia Mazzini. Eh, molti dei quali poi eh, diciamo eh, rimarranno nelle seconde linee proprio eh, diciamo per un timore eh, da parte dei fratelli Garibaldi che ci potesse essere troppa politicizzazione nel senso repubblicano appunto di questa ehm, almeno di una parte dei soldati difatti eh, in alcune lettere che eh, si sono scambiati eh, alcuni mesi prima nel settembre 1914 è palese eh, la volontà di Peppino Garibaldi, eh, in una lettera rivolta a suo padre Ricciotti, di voler far sì che la connotazione principale di questa spedizione garibaldina fosse appunto eminentemente garibaldina e non tra virgolette politica. C'è da dire anche che siamo in una fase abbastanza ehm, critica anche per il governo italiano che. Di lì a poco comincerà delle trattative segrete che porteranno poi al patto di Londra dell'aprile 1915 e comunque da parte eh, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza pende la minaccia eh, su tutti i volontari che erano espatriati in Francia dell'accusa eh, di cui all'articolo de, eh, 113 dell'allora codice pen, di procedura penale che eh, in caso di intelligenza con il nemico, che in quel caso era ancora eh, la Francia dell'intesa, ehm, avrebbe potuto comportare non solo la prigionia, ma addirittura la perdita della nazionalità. Per tornare diciamo, ai nostri garibaldini, diciamo, dopo l'ultimo periodo di istruzione avvenuto nel novembre 1914, vengono finalmente dispiegati eh, in prima linea nel settore dell'argonne. Alcune delle foto che eh, diciamo, potete vedere qui nella, eh, in questa presentazione mostrano per l'appunto com'era la situazione del campo di battaglia, ben diversa, come dicevo, da quelle vagheggiate dall'epica garibaldina, appunto degli abba, dei reduci di Mentana o dell'agro romano. Non siamo infatti in presenza di campi aperti dove le truppe garibaldine possono caricare appunto alla garibaldina con le baionette, con la camicia rossa ben visibile ma siamo in un momento già stanziale della guerra, dove la guerra si combatte prevalentemente in trincea, in posizioni quindi ehm, diciamo si combatte praticamente da fermo. Eh, a 10 metri dal nemico ma in una situazione di terreno eh, fangoso di una foresta eh, diciamo, che, permette, che non permette di vedere il nemico ed in un vero e proprio ginepraio come sono i settori del Bois de Bolante del Four de Paris dove esattamente erano collocati eh, i garibaldini ehm... Il vero e proprio battesimo del fuoco arriva il 26 dicembre 1914. È eh, diciamo particolare anche il modo in cui eh, si avvicinano i garibaldini a questo eh, vero e proprio eh, dispiegamento al fronte, eh, perché emerge da eh, qualcuna della memorialistica, in particolare dall'anarchico eh, Rodigino e garibaldino Gino Coletti ma anche eh, da un altro diario di un altro famosissimo Garibaldino, Giuseppe Chiostergi, eh, poi antifascista di primo piano e padre costituente, ehm, ovvero questo doppio binario di eh, celebrazione del 25 dicembre da una parte eh, religioso per i comandi soprattutto francesi quindi la messa di Natale eh, di mezzanotte come è la tradizione e una preparazione molto più laica, molto più garibaldina anche diciamo eh, per rispecchiare quelle che erano eh, le diverse correnti e le diverse filiazioni ideologiche dei garibaldini, in particolare anarchica e socialista, che ricordava i compagni della comune di Parigi. C'è un bel passaggio appunto di Gino Coletti in cui si ricorda questo anarchico toscano che quasi in concorrenza, in contemporanea con la lettura del Vangelo, eh, recita i versi della storia della Comune di Parigi del 1870. E quindi si vede anche diciamo, la componente ideologica che sottende a questo, a questo gruppo di garibaldini, che per l'appunto il 26 dicembre entrano per la prima volta in combattimento ehm, contro l'esercito tedesco. Sia in questo caso che eh, eh, nel secondo dispiegamento al fronte il 5 gennaio 1915 eh, ci sono degli episodi, diciamo, eh, non sappiamo fino a che punto romanzati, ma che in qualche modo eh, rispecchiano quella che è ancora l'epica garibaldina e la volontà di dare il proprio sangue per la liberazione di Trieste e dare il proprio sangue eh, non solo per la sorella latina ma anche per la sua per, la, per il proprio paese, per l'Italia. Eh, è infatti fra il 26 dicembre e il 5 gennaio 1915 che abbiamo le due uccisioni di Bruno e Costante Garibaldi, due dei sei fratelli, eh, appunto, Garibaldi che eh, componevano i comandi della legione, ed entrambe eh, queste due morti sono descritte come eh, morti quasi cercate nell'ottica appunto di rispetto della tradizione familiare. Quindi una disobbedienza agli ordini, lasciando le compagnie eh, che erano destinate eh, al rinforzo, quindi erano eh, in seconda linea, eh, Bruno, Bruno eh, prima e Costante poi quindi, eh, raggiungono autonomamente il fronte, si tolgono eh, di dosso quella che è la tunica prescritta dall'esercito eh, dall francese. E con la baionetta sguaiata, sguainata eh, cercano di eh, raggiungere il campo avverso, poi eh, morendo nel tentativo. Ed è eh, paradigmatico anche quello che succede in Italia: difatti, eh, queste due morti suscitano grande clamore sia nella stampa che fra gli, la minoranza di interventisti che eh, di lì a poco avrebbe preso corpo e diciamo, eh, sarebbe riuscita in pochi mesi a eh, veicolare il Parlamento e a condurre eh, il Parlamento e eh, anche il Governo che comunque già autonomamente stava eh, portando avanti eh, i suoi negoziati segreti alla dichiarazione di guerra del 24 maggio del 1915. Grande infatti eh, fu eh, la partecipazione delle masse al funerale celebrato al verano del primo dei fratelli Garibaldi caduti. E la Volgata vuole che durante diciamo, la commemorazione arrivò per telegramma la notizia a Ricciotti Garibaldi e a sua moglie Constance della morte eh, in battaglia del secondo eh, dei loro figli. Ehm, non di meno, eh, ci fu una grande partecipazione anche in un'altra piazza importante per l'interventismo di quei giorni, ovvero Ancona, che eh, fu al centro dei moti della Settimana Rossa. Eh, grande infatti fu la partecipazione al funerale di Lamberto Duranti, eh, repubblicano, giornalista, attivo soprattutto fra l'Umbria e appunto le alte marche ehm, e anche qui diciamo, questa è appunto eh, la fotografia che aveva Duranti nel nel eh, nascosta nella camicia nel momento in cui fu colpito e si vede molto bene eh, il segno del proiettile. Um, non ci sono qui, ma sono molto impressionanti eh, le foto anche di quella partecipazione di massa. Una partecipazione che fu in qualche modo voluta anche dall'esercito francese, difatti, furono concessioni straordinarie, quelle di far tornare in, eh, in Italia i corpi eh, di questi tre caduti, appunto: Bruno e Costante Garibaldi e Lamberto Duranti. Gli altri garibaldini caduti nell'ergonne sia nel 1914 che poi nel 1918, quando eh, verrà mandato il secondo corpo d'armata, ehm, eh, appunto nelle ultime fasi della guerra, saranno tumulati eh, prima nei cimiteri eh, locali dell'Argonne e poi al sacrario di Bligny. Dopo l'ultimo ehm, combattimento a cui presero parte i garibaldini, diciamo, eh, per la connotazione del terreno anche eh, una, un combattimento un po' più classico, quindi campo aperto e possibilità di eh, caricare alla garibaldina finalmente eh, il nemico. Eh, per evitare che il tributo di sangue già pagato dalla, dalla legione diventasse troppo alto da sopportare e da giustificare da parte della minoranza interventista, eh, agli occhi, appunto, della, della maggioranza del, del paese, eh, così come della maggioranza parlamentare, di fatti, erano già caduti fra feriti e eh, vittime quasi un terzo degli effettivi dei Garibaldini, fu deciso l'immediato eh, ritiro dalla prima linea eh, delle truppe garibaldine, che cominciarono una sorta di eh, percorso di arretramento dalla, dalla prima linea, che li vide all'inizio di marzo tornare nel nuovo deposito di Avignone. Lì, proprio nel momento in cui facevano ritorno al Palazzo dei Papi, che era stato adibito a Caserma per i Garibaldini, eh, appunto gli appartenenti alla truppa vennero a conoscenza della decisione da parte delle, della, del governo francese di sciogliere il, il corpo. Difatti eh, ai vertici istituzionali era già noto eh, l'abboccamento del governo Salandra per l'intesa e quindi diciamo per evitare, come detto, eh, un ancora maggiore tributo di sangue da parte dei garibaldini, eh, fu deciso di eh, toglierli dalla linea, anche perché, diciamo, in previsione di un prossimo eh, intervento bellico eh, c'erano già eh, le prime chiamate di leva e quindi, al fine di mh, poter rispondere appunto alla propria chiamata di leva, eh, fu permesso ai garibaldini di scegliere se rimanere per la durata di cinque anni a servire l'esercito francese nei ranghi della legione straniera, e cose invece che optarono per la maggior parte, ritornare in Italia, fare campagna per l'intervento nei mesi cruciali, che sono poi quelli di aprile e soprattutto maggio, il famoso maggio radioso, eh, appunto per poi eh, nuovamente accorrere volontari nelle brigate di riferimento delle proprie città. Non fu una cosa, diciamo, eh, indolore anche perché fra repubblicani e garibaldini emersero delle polemiche già eh, un po' eh, sopite durante il periodo dell'intervento. Venne accusato Peppino Garibaldi di sottrazione eh, delle. Mh, eh, diciamo, eh, dei soldi che venivano dati a beneficio eh, dei soldati, diciamo accuse contro accuse, che eh, mossero, venne mo, vennero mosse anche sulla stampa, in particolare da Paolo Valera su, eh, sul quotidiano milanese La Folla, che però diciamo, si quietarono nel momento in cui anche l'Italia, il 24 maggio 1915, decise di eh, dichiarò eh, la propria entrata in guerra contro gli imperi centrali. Um, la tradizione garibaldina che i eh, fratelli garibaldi volevano riproporre anche nella Grande Guerra con un corpo franco che combattesse al fianco dell'esercito regolare fu vanificata dalla decisione del Ministero della Guerra di incorporare i volontari garibaldini in un reggimento nascente, quella che sarà poi eh, la Brigata Alpi, eh, diciamo, il cui nome ricorda appunto la, il... Eh, la storica brigata dei cacciatori delle Alpi del 1859, eh, che fece eh, base a Perugia, dove vennero eh, diciamo, collocati il 51esimo e il 52esimo reggimento di fanteria, dove per la maggior parte accorsero i garibaldini che avevano già eh, seguito i eh, Nipoti di Giuseppe Garibaldi nella spedizione dell'Argonne ma tanti altri li, li ritroveremo per esempio nella brigata casale eh, è il caso dei Forlivesi e nelle proprie brigate di appartenenza diciamo, qui possiamo chiudere questa piccola parte introduttiva per passare a quello che è diciamo, la seconda parte quella che è la parte un po' più densa più nuova, ecco, eh, anche dal punto di vista storiografico, se ce lo passate, ehm, è relativa alla eh, Spedizione nell'Ergonne, che è uno studio, un tentativo di studio prosopografico degli itinerari biografici dei Garibaldini Emiliano Romagnoli che per l'appunto eh, presero parte alla Spedizione dell'Ergonne. Prima di presentare alcuni dei personaggi che ehm, abbiamo scelto, fra, soprattutto fra quelli originari e che a Rimini hanno ancora un ricordo ben vivo, ehm, volevamo giusto presentare ehm, le linee generali che hanno contraddistinto questa ricerca. Ehm, molto brevemente perché è stato, eh, ne hanno già parlato prima la dottoressa Gavelli del Museo del Risorgimento e anche Giacomo. Non si tratta solamente di biografie relative ai eh, volontari della Legione Garibaldina, ma per l'appunto eh, rientrano, e sono molti i Romagnoli a, ad averne fatto parte, sono anche i volontari della compagnia Mazzini, che di fatto è un fenomeno che si può ascrivere come eh, inerente alla eh, storia più generale della spedizione Garibaldina. E ehm, una piccola precisazione, non tutti eh, i biografati che eh, possono essere trovati in questo libro sono originari, ovvero sono nati in Emilia Romagna, ma abbiamo scelto di allargare la sfera diciamo, di ricerca anche a quelli che hanno avuto un legame eh, politico, eh, economico o... Eh, Sociale con con l'Emilia Romagna, sono di fatti molti quelli che eh, hanno vissuto il proprio battesimo politico in Emilia Romagna, provenienti dalle Marche eh, o da altre regioni, eh, o eh, persone che comunque nel loro, eh, durante la loro vita, e penso direi al, al più famoso dei garibaldini rominesi, Robespierre Capponi, lui originario di Roma. Che ha poi legato eh, indissolubilmente la sua biografia e la sua vita alla città di Rimini. Quindi, diciamo che abbiamo deciso di, di allargare. In al Prego. Ho avuto il piacere, come Istituto del Risorgimento, poi magari passando i ringraziamenti più specifici, però, con l'occasione della citazione appena fatta, di omaggiare eh, del volume di questo studio, di questi, di questi studiosi che hanno tolto dall'oblio una pagina di importante. Il mio vote più diretto di questo Garibaldino, io inviterei quindi a venire qui per ritirare questo libro come omaggio del Comitato dell'Istituto del Risorgimento del e degli studiosi che lo hanno elaborato, Ammiraglio Cingolani che è diretto in vote di Robuscello Capponi, cui qui dentro c'è una bellissima scheda, io ho avuto la fortuna di leggerlo. Grazie Grazie a tutti. Quindi diciamo, per, per riprendere il discorso, ehm, appunto questa è stata la nostra scelta. Questo, diciamo, abbiamo voluto renderlo anche da un punto di vista grafico, è eh, diciamo, la risultanza eh, della provenienza dei nostri biografati. Come eh, vedete, diciamo, eh, sono due gli spicchi che eh, hanno la maggiore eh, consistenza, ovvero sono quelli di Parma e sono quelli di Forlì e possiamo dire che sono le due grandi eh, città, le due grandi province attorno a cui gravitano i due binari della tradizione mazziniana e garibaldina che abbiamo analizzato nel nostro lavoro. Parma è storicamente legata al movimento garibaldino, eh, ha dato volontari fin dal 1859. Non di meno Forlì ma in questo caso è molto eh, più diretto il filo che lega i volontari mazziniani all'esperienza di Nizza, eh, molti di loro infatti poi ritorneranno sui loro passi alla fine di questa che è stata definita da alcuni una passeggiata sentimentale per poi fare vera e propria campagna dell'intervento all'interno del, del neonato nel dicembre 1914 fascio di intervento di Forlì. Ah, eh, diciamo, creato da Aldo Spallicci eh, per citare un altro famosissimo Garibaldino di cui poi dopo andremo a parlare brevemente. Um, come detto, e uh, diciamo, qui um, passerei sì, la, la parola a Giacomo, ci rimpalleremo visto che è stato un lavoro comune, ci rimpalleremo un po' gli interventi durante questa seconda parte. Sì, infatti, ecco, comunque mh, seguendo la presentazione PowerPoint, perché comunque il, il supporto visivo ci è sempre utile. Poi, comunque, esatto, vi, fare, vi abbiamo fatto vedere delle foto in gran parte inedite che vengono insomma, da dei fondi nascosti all'interno di archivi che abbiamo che particolarmente lui ha buttato per aria. Quindi, insomma, eh, seguiremo pedissequamente eh, la, mh, la presentazione. Come vedete, due, i binari, come vi ho detto, sono due quello per l'appunto del teatro dell'Eldorado al Nizza, rappresentato qui dal teatro dell'Eldorado al Nizza, per l'appunto eh, luogo di ritrovo, quartier generale della compagnia Mazzini, come abbiamo detto, e eh, invece eh, per l'appunto una cartolina insomma, che ricorda per l'appunto invece la legione garibaldina tra Nîmes e Montelimar e per l'appunto reparto a tutti gli effetti combattente in quell'occasione. Per noi comunque era fondamentale eh, partire con una base, eh, come si può dire, inconfutabile, una base di lavoro eh, sicura. Ci serviva un elenco il più possibile, eh, completo, dal quale partire. Perché, come ha detto prima eh, la dottoressa Gavelli, eh, la partenza non è stata assolutamente facile di questa ricerca che si è articolata bene o male su un anno, bene o male. La partenza è stata molto rilenta, eravamo molto scoraggiati, però poi la fortuna ha voluto che. Alcuni documenti che in quel momento erano letteralmente muti, se interrogati, si sono schiusi. Abbiamo usato determinate chiavi diciamo, per farli parlare, che ci sono state fondamentali. Esistono. Per parlare per l'appunto di base solida su cui gettare le basi della eh, nostra ricerca, le fondamenta della nostra ricerca, esistono degli elenchi dei, dei volontari garibaldini eh, della legione che, mh, che al comando dei fratelli garibaldi andò a combattere nelle argonne, ma sono per l'appunto degli elenchi molto spesso che non, non andavano al di là del mero nome del, del garibaldino, non avremmo mai potuto sapere per esempio la provenienza. All'inizio avevamo pensato di concentrare lo spettro della nostra indagine solo sui bolognesi, da, da buon campanilismo, ed erano tre in croce. Per appunto, come avete visto prima nel, eh, nel grafico a torta, eh, Bologna eh, rappresentava uno, uno spicchio decisamente poco consistente. E quindi abbiamo allargato la nostra ricerca a tutte le mini Romagna. Questo già ci ha permesso di poter usufruire di fonti eh, che ci sono rivelate... Fondamentali per noi e soprattutto anche di andare a dare per l'appunto andare ad indagare una connotazione sempre più ampia di questi, di questi uomini, per l'appunto eh, andando a pescare in archivi eh, in, in rispettive, nelle rispettive città. E infatti se non avessimo tirato dentro soprattutto Parma fornira Venna sarebbe stata una ricerca ben più miserevole, chiamiamolo, diciamo così. <ride> allora. Attraverso per l'appunto questi elenchi in, in allegato per esempio al, al libro di Ricciotti Garibaldi Ricciotti Garibaldi figlio di Ricciotti quindi chiamiamolo Ricciotti Junior è brutto ma chiamiamolo così in appendice al, al libro eh, di resoconto per l'appunto eh, della campagna delle Argonne c'è un elenco che però per non, andava, non andava al di là della semplice collocazione all'interno delle compagnie di questi, di questi uomini. Anche in appendice al libro del famosissimo volontario marchigiano Camillo Marabini, c'è un elenco in gran parte somigliante per l'appunto a quello di Ricciotti. Per, diciamo, la chiave di volta per, del nostro lavoro è stata rappresentata in particolar modo da due fonti. La prima è senza dubbio il, eh, le, la scrematura, diciamo, la, la documentazione fatta eh, dalla, dalla, dalle prefe, dalla prefettura italiana di Ventimiglia al momento dello scioglimento della compagni, del, del, sia della compagnia Mazzini sia del reparto Garibaldino eh, di tutti i volontari che affluivano attraverso per il varco di Ventimiglia che venivano rigorosamente fermati schedati e questa eh, schedatura inviata a, a Roma. Qua eh, per l'appunto siamo riusciti a collocare gran parte dei nomi che avevamo perché in verità ci sono determinati, chiamiamolo così, VIP all'interno della, eh, della legione garibaldina delle Argonne di cui sapevamo benissimo la provenienza, ma la gran parte no. Un nome su tutti il, ed è un, comunque una una nota di colore molto importante, il eh, soldato eh, reduce della Prima Guerra Mondiale più, che più a lungo è sopravvissuto, diciamo, è infatti è morto nel 2008, italiano, italo-francese, eh, il famoso Lazzaro Ponticelli, era un soldato eh, della, della legione garibaldina dei, dei fratelli garibaldi. Ma per l'appunto fondamentale è stato questo. Il... Piacentino di nascita, ovviamente, sebbene comunque abbia eh, svolto gran parte della propria attività di combattente, di vita, di lavoratore, insomma, eh, in Francia. Eh, per appunto, questo elenco dei rimpatriati ci ha permesso eh, di collocare tantissimi di questi combattenti all'interno di determinate province, perché venivano schedati e a fianco del nome veniva riportata la città verso la quale questi desideravano fare eh, ritorno. Quindi. Eh, questo, questo documento, conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, è stato insomma, la chiave eh, di apertura dei nostri elenchi muti. Altro importantissimo eh, documento, lavoro, è stato quello dello storico francese Hubert Herrier, che ha avuto la fortuna di poter lavorare sui eh, documenti proprio, ehm, prodotti dall'istituzione dell'esercito francese. Qui, noi facciamo sempre. Diciamo, una, una battuta che, però, è fondamentale, che eh, per fortuna che gli eserciti eh, producono una mole di carta impressionante, per fortuna per noi storici, ovviamente. In, part in particolar modo l'esercito italiano è un produttore di carta eh, fra i più importanti, tanto che se le guerre si combattessero a colpi di carta non avremmo eh, rivali nel mondo, però ahimè, ahimè, non lo so, non è, non è così. E in, per l'occasione, comunque, abbiamo potuto eh, usufruire del lavoro dello storico Herrié, che è andato ad analizzare un fondo depositato eh, a Vincennes presso eh, l'archivio storico dello Stato Maggiore francese, non so neanche se si chiama così. Eh, corrispondente per l'appunto al, alla, alla legione garibaldina, che cos'era? Si trattava di un elenco compilato proprio nei giorni della guerra in cui ogni soldato del reparto aveva lasciato un contatto in Italia o in Francia, perché abbiamo visto per l'appunto che c'era anche una componente di lavoratori italiani viventi in, uh, residenti in Francia, Bene, un contatto di persona da avvertire in caso di morte, ferita o corsa al combattente. Questo ci ha permesso di poter collocare molto spesso la famiglia di origine de, di, ogni, di, di quasi ogni soldato. E quindi qui siamo arrivati, per l'appunto la nostra eh, indagine è arrivata a uno snodo, a un imbuto, che ci ha permesso di individuare gran parte eh, delle 150 circa eh, biografie che abbiamo eh, realizzato. Quindi comunque abbiamo detto prima, su per giù, Andiamo a sommare 2.200 uomini del reggimento, vero e proprio quarto reggimento di marcia della Legione straniera che andò effettivamente a combattere, più i 4.500 uomini della compagnia Mazzini, abbiamo meno di 3.000 uomini arruolati lungo questi due canali di volontariato, abbiamo visto per l'appunto prima il repubblicano Mazziniano e il Garibaldino, meno di 3.000 uomini, bene, noi uno su 20 circa sappiamo dettagliatamente chi era. Ed era per l'appunto appartenente alla, alla nostra regione. Ci pare comunque insomma, di aver dato un, uno spaccato, un'indagine abbastanza ampia e insomma, fondante, eh, fondata su, sulla storia di questo corpo combattente. Ebbene, quindi eh, a questo che cosa siamo riusciti ad aggiungere? Tutto eh, quello derivante dalla memorialistica eh, privata, mettiamola così, quindi i vari diari editi e inediti che facevano nomi, che facevano eh, riferimento a compagni caduti, a compagni eh, combattenti. Penso per esempio ecco, al già citato eh, Chiostergi nel suo diario Garibaldino, che, in cui racconta prima dell'esperienza per l'appunto della compagnia Mazzini, lui è uno di quelli che poi va a combattere nella legione garibaldina. Bene, in appendice al suo bellissimo eh, diario eh, c'è una sorta di piccola raccolta di bozzetti dei, dei, dei propri comilitoni, ovviamente si parla di una manciata di bozzetti, però comunque che anche lì ci ha permesso di andare a mettere come si può dire, delle foglie su questo nostro albero che stavamo andando a, ad arricchire. Un altro che ha fatto un percorso del tutto simile nella redazione del proprio diario è già citato anch'esso Gino Coletti Rodigino di Adria eh, di origine, ma eh, che ebbe a Bologna la residenza per diversi anni. Anche lui, nel suo Peppino Garibaldi e la legione garibaldina, episodi, aneddoti, tipi e figure, con annessa appendice polemica. Eh, va a tracciare dei, dei piccoli ritratti dei propri commilitoni e questo ci ha dato anche, anche lì una, una, una bella mano. Eh, un, un altro documento, per esempio, per esempio, che ci ha portato a capire chi uh, proseguì il proprio percorso di volontario di guerra dalla Legione Garibaldina alla Brigata Alpi è stato il libro di Ugo Cappuccino. Eh, combattente anch'esso eh, per appunto della Brigata Alpi che fece una capatina eh, a Nizza a vedere che aria tirava per poi battere eh, in ritirata in Italia, almeno quello che è dato sapere a noi e, ehm, quindi eh, oltre questo eh, che cosa eh, abbiamo, mh, a, abbiamo usato? Abbiamo, mh, abbiamo usato per esempio stavo pensando, ecco degli archivi, quindi eh, abbiamo usato delle importantissime fonti archivistiche, come abbiamo già visto l'archivio centrale dello Stato aveva questo documento fondamentale per noi, ma presso l'archivio centrale dello Stato abbiamo trovato una corrispondenza molto importante. Come vi abbiamo un pochino già spiegato e come un pochino ci aspettavamo, gran parte di questi volontari che erano andati eh, nelle argonne, ebbene, in Italia erano già noti alle forze di sicurezza, alla polizia e quindi schedati come persone, non dico pericolose, in gran parte sì, ma senz'altro da tenere sott'occhio. E quindi siamo riusciti a trovare i, propri, i fascicoli eh, con i documenti raccolti sugli spostamenti, sulle attività politiche, combattentistiche e non solo, sulla vita privata di queste persone all'interno del casellario politico centrale e anche provinciale. Di Bologna per l'appunto, ma anche forse di, di Forlì, adesso non mi ricordo. E, no, perché no, perché è andato distrutto. Eh sì, purtroppo Forlì ha questa, questa disgrazia qui: che gran parte dell'archivio storico, dell'archivio di Stato di Forlì è andato perduto sì, con i bombardamenti. È, nelle stufe. è finito nelle stufe. Sì. Ah, avevano detto nei bombardamenti. Ah, allora. Ho durante la guerra. Durante la guerra, nelle stufe. Beh, insomma. <ride> Comunque fatto sta, e, e quindi anche questo ci ha permesso di, ha permesso di andare ad arricchire eh, delle biografie che, eh, di cui molto spesso sapevamo solo data di nascita e luogo, eh, eh, città di residenza, città di origine, insomma. Quindi, insomma, è stato un, un percorso che ci ha portato ad analizzare vari fondi, a muovere delle carte che probabilmente non erano mai state mosse oppure non erano state lette nell'ottica in cui andavamo a lavorare noi. Quindi adesso mi è stato fatto un cenno di andare verso la parte più importante. Comunque andiamo a vedere un'altra cosa, per l'appunto. Ecco l'appartenenza politica, per l'appunto. Abbiamo detto persone sorvegliate, ovviamente. Nel Regno d'Italia dei primi anni dieci, un anarchico, un socialista, un sindacalista rivoluzionario, e non parliamo anche dei repubblicani, dei mazziniani, erano persone che. Diciamo, meno malviste, erano, come si può dire, co come minimo controllate. Ecco. Quindi anche qui vedete l'appartenenza la politica di, queste, eh, di questi uomini di cui siamo andati a indagare. Ecco, faccio solo un leggerissimo passo indietro perché abbiamo parlato fino adesso di come siamo riusciti a trovare documenti sulla legione garibaldina. Invece sulla compagnia Mazzini abbiamo avuto un documento proprio di prima mano, quelli di cui parlavo prima, quelli prodotti diciamo, eh, dai reparti in prima persona. Sebbene si trattasse di un reparto non ufficialmente riconosciuto dal, da nessun esercito, né italiano né francese, abbiamo trovato, perché è stato, per di più è stato rieditato negli anni 70, se non sbaglio, il diario quotidiano tenuto dal segretario dell'assemblea politica che, la, che gestiva la compagnia Mazzini, il diario per l'appunto quotidiano del reparto, in cui veniva registrato chi arrivava, da dove arrivava, chi se ne andava e dove andava, perché molto spesso queste persone arrivavano lì spendendo i pochi soldi che avevano per il viaggio, per raggiungere la loro meta, vedendo che probabilmente il reparto non sarebbe andato a combattere chiedono il rimpatrio, e quindi molto spesso viene, veniva appuntato eh, Nullo Bovelacci richiede di, es, di essere rimpatriato nella sua Forlì e chiede 50 lire. Quindi abbiamo trovato anche eh, il costo del viaggio per l'appunto, e quindi la destinazione verso la quale erano eh, diretti questi, questi Miliano Romagnoli, perché noi comunque siamo andati a parlare di Miliano Romagnoli. Benissimo, quindi a questo punto ehm, ripasso la parola ad Andrea. Per l'appunto ci siamo. Ah, non vogliamo. Beh, guardiamo velocemente, li abbiamo, li abbiamo realizzati e vale la pena, secondo me, andare a, a comunque a buttarci uno sguardo a questi grafici che, comunque, anche solo a un primo sguardo ci danno una mano a comprendere al volo di chi stiamo parlando. La professione, abbiamo deciso anche di mettere in mostra la professione delle di, di questi soldati eh, garibaldini nelle Argonne. Come vedete, insomma, si parla di classi eh, di appartenenza abbastanza, come si può dire, basse, si parla di operai, artigiani, c'è comunque anche una fetta di studenti. Non possiamo non dire comunque che non ci fossero anche persone eh, che si potevano permettere anche in autonomia di raggiungere, armarsi e combattere, diciamo, ehm, in Francia. P peso per l'appunto allo stesso Nullo Bovelacci, a cui prima però appunto addebitavo 50 lire ma è uno di quelli che in verità ha pagato di tasca propria sia viaggio d'andata che viaggio di ritorno in quanto era un possidente ecco la parte invece tra virgolette più divertente abbiamo selezionato 6-7 storie diciamo con un legame simbolico con la città di Rimini da sottoporvi oggi, queste eh, per l'appunto sono 6-7 delle 150 o meglio 143 che sono in appendice al libro. Arnaldo Servadei, sebbene originario di Cesena, ha, vis ha vissuto gran parte della propria esistenza in quel di Rimini. Per di più non troverete la data di morte esatta nel bollettino di Arnaldo Servadei perché, perché comunque, noi tutti i, tutti i giorni no, non ancora. Cioè non più, ma tutti i mesi abbiamo delle novità. Scopriamo, andiamo ad indagare, andiamo a disturbare persone, perché ci sono certi posti, come per esempio la certosa di Bologna dove io penso che ci sia la nostra fotosegnaletica come rompiscatole da evitare. Esatto, rompiscatole di professione. Ebbene, io ero in vacanza a Rimini al mare l'anno scorso e sono andato al cimitero e ho trovato Arnaldo Servadei, perché comunque è stato bellissimo, io dico bellissimo perché comunque c'è una componente di divertimento che non vi nego è stata molto importante. È stato bellissimo anche dare dei volti alle persone di cui stavamo cercando e molto spesso come era possibile dare dei volti. Andando a cercare la tomba di queste persone. E abbiamo dato un volto ad, Arnardo, ad Arnaldo Servadei, per esempio, trovando la sua tomba al cimitero comunale di Rimini. Sono andato lì e ho trovato la sua tomba. Lui è tumulato insieme a sua moglie e ad altri eh, componenti della sua famiglia. E, insomma, lo vedete, muore comunque diciamo ad età avanzata, abbiamo sui, sui 77 anni, 77 anni comp appena compiuti. Ebbene, l'Osserva Servadei chi è? È ufficialmente, un, si può dire, una sorta di vero e proprio combattente d'eccellenza. In primis si aggrega alla compagnia Mazzini, è uno di quelli che viene riversato, che chiede di continuare a combattere nonostante lo scioglimento di questo reparto anche nella legione Garibaldina, combatte a tutti gli effetti, nonostante la giovanissima età, notate, eh, classe 98 nel eh, 1914 questo, questo ragazzo aveva 16 anni poi dopo si arruola nei volontari ciclisti durante la prima guerra mondiale ecco se non ricordo male addirittura eh, vi, ehm, lo raggiunge mentre è in Francia nel 14 una lettera della famiglia che gli dice «Ma cosa stai facendo? C'hai 16 anni, sappiamo che sei andato via senza il nostro permesso per arruolarti, torna subito a casa». I genitori praticamente lo denunciano alle autorità francesi per farlo rientrare. E infatti si può dire che Servadei raggiunge le Argonne ma non ce la fa combattere, perché per l'appunto gli arriva questa sorta di mandato di cattura proveniente dall'antia dall Cesena. 1916, lui comunque oggettivamente riesce a partire, parte per la guerra, Volontari ciclisti, ecco lo vedete, vedete la foto, ecco noi avevamo, lui è il numero 14, lo vedete alla vostra destra in alto. Avevamo solo questa piccola immagine, quindi vi ribadisco, il piacere molto spesso di riuscire a dare un volto alle precauzioni di cui si parla è notevole. Ma non finisce qui, come, abbiamo detto, come ha detto prima la eh, dottoressa Gavelli, noi abbiamo seguito il più possibile questi uomini, Fino alla morte in alcuni casi. E Arnaldo Servadei, come vi ho detto, eh, si vede che si, ci si ritrova appieno nel mestiere di, di militare e prosegue come, sempre come volontario la, il proprio percorso eh, militare, andando a combattere negli anni 20 nella eh, Libia eh, italiana, che pochi sanno, ma durante la prima guerra mondiale. Venne molto sguarnita dall'esercito italiano, che aveva bisogno di ogni soldato disponibile sul suolo italiano, e quindi i, chiamiamoli così, ribelli lealisti libici erano riusciti a rimpossessarsi di gran parte eh, del terreno perso nel 1911-12 con l'occupazione italiana, che quindi nel, negli anni della guerra si era eh, ridotta solo a, alla costa. Bene, Servadei, nella, in, una, in un reparto anche lì di volontari, partecipa alla riconquista del Fezzan e della Cirenaica con la divisa italiana. Per esempio, ehm, un, un altro fondo archivistico che ci è servito tantissimo, e sono state proprio le carte della NVRG, che è anch'essa produttrice eh, di carta. Eh, ci ha fornito certe basi su cui lavorare. Una parte fondamentale, eh, per esempio per la storia di Arnaldo Servadei, è per l'appunto il fondo NVRG conservato a eh, Bologna presso il Museo del Risorgimento. Qui c'è una lettera scritta a pugno per l'appunto di Robespierre Capponi che presenta Arnaldo Servadei al proprio come si può dire, consiglio direttivo della sezione in cui lo presenta come ottimo elemento assolutamente adatto a ricoprire un ruolo all'interno della propria sezione. Quindi c'è proprio un documento che lì è autografo di Robespierre Caponi che presenta Arnaldo Servadei come un, un, un iscritto modello per il, la, la NVRG riminese. Sì, per la cronaca NVRG nazionale nazionale nazionale, Re... è il veterani che nasce proprio in quegli anni. Esatto. Questo, in sintesi, è uno, una delle biografie che siamo riusciti a tracciare. Ecco, noi ce ne siamo spartite praticamente a metà. Il caso vuole che oggi io ve ne presenti solo due, le altre le presenta Andrea. A volte ho avuto eh, la maggioranza io, a volte è stato un, un pari e patta. Alcuni ce li siamo giocati letteralmente a schiaffi perché volevamo eh, biografarli tutti e due. Ci siamo, alcuni proprio ce li siamo sorteggiati perché era, era quasi un dolore non, non scrivere di determinate biografie. Comunque questo per dirvi che ci siamo anche divertiti. Comunque la, eh, le storie che siamo andate ad indagare sono, eh, lo vedremo anche oggi, ma è una minima parte, sono, Hanno percorsi fra i più strani, fra i più variegati. Alcuni presentano delle storie che hanno della commedia, della commedia comica alcuni, altri proprio della tragedia. Eh, mh, troviamo dei lavoratori assidui, gente che letteralmente. Dedita al lavoro, alla famiglia, al, al volontariato garibaldino, come abbiamo trovato anche delle persone molto eh, invece più leggere, spensierate. Abbiamo trovato, per esempio, un mago, abbiamo trovato un violinista, vari musicisti, un tenore, eh, insomma, quindi eh, la la gamma delle persone che abbiamo incontrato, i loro percorsi anche politici dopo, dopo l'intervento nelle Argonne è fra i più variegati possibili, come così anche i loro interventi nelle, nelle guerre successive. Andiamo, mh, per esempio, dalla eh, Seconda Guerra Mondiale alla Guerra d'Etiopia, alla Resistenza, insomma, mh, ne abbiamo trovati letteralmente di tutti i colori. Però adesso passo la parola ad Andrea che vi racconta un'altra biografia. E rimanendo sempre nel riminese, visto che oggi il nostro obiettivo era anche quello di presentare i, eh, i garibaldini riminesi, passiamo invece a, ad una figura di cui eh, siamo riusciti a trovare davvero molto poco, anche per, eh, diciamo, eh, per via della sua eh, fine ehm, lui prematura, eh, visto che è morto, come vedete, eh, in prigionia proprio nei giorni finali della Prima Guerra Mondiale originario di San Giovanni Marignano, questo Giuseppe Bacchini eh, si decide a eh, 24 anni di arruolarsi nella eh, legione garibaldina e proprio gli unici due dati che siamo riusciti a eh, trovare su di lui, avendo anche diciamo, pochissimi, eh, pochissimi dati anagrafici a disposizione, sono appunto queste due, sue due partecipazioni belliche. La prima come volontario eh, Nelle Argonne eh, e la seconda eh, come eh, soldato di leva durante la prima guerra mondiale che lo vede eh, per l'appunto catturato e eh, deceduto in prigionia nel, eh, il 2 novembre 1918. Eh, per passare invece ad una biografia molto più corposa e credo diciamo, ad un volto molto più conosciuto, anche eh, diciamo, in queste zone, eh, anche una figura molto importante per quanto riguarda l'antifascismo romagnolo ed italiano, come Arnaldo Guerrini, ha fatto parte eh, della legione garibaldina, diciamo, anche se eh, viene sempre eh, diciamo, eh, detto a passant sulle biografie che ovviamente si concentrano su tutta la sua attività eh, nel primo dopoguerra, diciamo, eh, sia come sindacalista che come dirigente antifascista. Nato a Ravenna nel 1894, eh, fin da giovanissimo aderisce, come molti altri, al Partito Repubblicano, e, assumendo tra l'altro la carica di segretario della Federazione Giovanile Repubblicana, eh, una fucina e una palestra che fin dalla eh, sua creazione, e soprattutto fin dal 1912, eh, vede eh, molti suoi aderenti, eh, personaggi attivi anche nella tradizione garibaldina. Mi si lasci citare qui le figure di Camillo Marabini e Oddo Marinelli, due eh, importantissime eh, figure di volontari garibaldini marchigiani che furono tra i promotori nel 1904 del eh, congresso giovanile repubblicano che poi diede vita alla eh, federazione giovanile, per l'appunto. Scoppiata la Prima Guerra Mondiale, Guerrini è, eh, come molti, eh, decide di espatriare in Francia per arruolarsi nella Legione Garibaldina. Poco si sa, anche perché il suo nome non compare negli elenchi eh, dell'esercito francese, ma eh, diciamo che sappiamo della sua presenza sul teatro di guerra dell'Ergonne e eh, sappiamo altresì che eh, decide nuovamente di arruolarsi come volontario quando l'Italia... Eh, dichiara guerra agli imperi centrali, venendo inquadrato nel ventottesimo reggimento di fanteria della Brigata Pavia, che lo vedrà fra le altre cose impegnato e ferito sul Carso nel 1917. Diciamo che poi è eh, il primo dopoguerra, il momento in cui vede eh, la vera e propria ascesa politica eh, di eh, Guerrini. Mh, è prima segretario dell'Unione Italiana del Lavoro eh, per Lugo e anche per la zona di Rimini. E ehm, nel frattempo diventa anche una voce forte all'interno del Partito Repubblicano in un momento critico, che è quello ehm, di decidere che posizione assumere nei confronti del fascismo. Ed è uno di quelli che ehm, assieme alla corrente di Fernando Schiavetti assume una posizione intransigente contro appunto il fascismo in ascesa. Ehm, in un momento diciamo in cui eh, il partito eh, non sa bene che eh, strada prendere, si vede dapprima estromesso dalle posizioni di vertice, eh, maturando fin da questi momenti dei primissimi anni venti, la convinzione che l'ascesa del Partito Nazionale Fascista, a partito di regime e poi l'ascesa della vera e propria dittatura, fu dovuta appunto a questi errori, a queste divisioni nel campo della sinistra. Basti pensare all'Aventino, di eh, due anni successivo, eh, che diciamo, lascerà fra le altre cose campo libero all'ascesa del regime dei Mussolini. Si avvicina così, eh, in questi primi momenti del, del regime, al gruppo antifascista d'Italia di Libera. Uno dei suoi capi, fra l'altro, era Peppino Garibaldi. Vedremo, eh, abbiamo visto comunque come il suo segretario particolare. Eh, sarà un altro Garibaldino, Reduce di Grecia del 1912 ed anche dell'Ergonne, il cesenate Pietro Vittorio Mazzotti. Eh, nel 1926 viene arrestato per la prima volta ehm, e mandato al confino a Lipari per cinque anni. Questa è una foto in cui lo potete vedere ehm, assieme fra gli altri a diciamo, persone come Mario Angeloni, Uh, caduto poi uh, durante la guerra di Spagna, uh, Guido Picelli, anche lui caduto durante la guerra di Spagna nel 1937 e animatore degli artiti del popolo nella Parma del 1921-22. Um, uh, ma per le sue precarie condizioni di salute e anche per il suo status di volontario di guerra eh, verrà, eh, gli verrà condannata la pena eh, proprio sul finire del 1927. Nuovamente arrestato a Milano nel 1928, ehm, è condannato dal Tribunale Speciale per menomazione del prestigio italiano all'estero e liberato solamente quattro anni dopo. Ehm, diciamo, andando verso gli anni della seconda guerra mondiale, lo vediamo nella seconda metà degli anni 30, come organizzatore dell'antifascismo romagnolo. Ehm, diciamo, e a lui si deve la creazione di quel network antifascista su cui poi diciamo, eh, fonderà la propria base eh, il nascente partito d'azione. Eh, nato appunto a Firenze nei primi anni 40, ma eh, dal quale Guerrini si allontanerà per le sue istanze principalmente liberaldemocratiche. Eh, diciamo eh, concorrenziale al Partito d'Azione vi è nel febbraio del 43 la creazione eh, del, dell'Unione dei lavoratori italiani assieme ad un altro eh, famoso organizzatore diciamo, antifascista romagnolo come Nullo Baldini. Uh, arrestato nuovamente a Ferrara nel 1943, rifiuta la scarcerazione il 25 luglio alla caduta di Mussolini uh, perché il decreto di amnistia non contemplava la liberazione dei uh, detenuti comunisti. Arrestato nuovamente all'inizio del 1944, um, viene trasferito a Bologna nelle carceri di San Giovanni in Monte, che tra l'altro adesso ospita nel dipartimento di storia, ma hanno avuto un passato, ahimè, poco glorioso, come carceri da prima italiane poi carceri naziste, ehm, e consegnato all'SS verrà torturato eh, e proprio per queste ferite eh, morirà a Ravenna l'8 luglio del 1944. Un'altra figura di cui parlava Giacomo, diciamo, non immediatamente riconoscibile a Rimini, ma pur sempre... Un'importante figura del garibaldinismo romagnolo, nonché persona dalla vita abbastanza diciamo, eh, singolare, è Alfredo Giovannini. Alfredo Giovannini, è centenario, nato a Lugo nel gennaio 1890, morirà a 100 anni nel 1990 a Bagnacavallo. Non è l'unico, tra l'altro, dei centenari e ultracentenari, lo stesso Ponticelli morirà a 110 anni, eh, lui che nacque a Corpo di Cale vicino Bettola nel 1897, diciamo, eh, Giovannini ehm, ha, diciamo, inizia, eh, sviluppa eh, i primi 30 anni della propria vita all'estero, migrante economico, eh, diciamo, passa Dall'Italia, dapprima in Germania e poi in Svizzera, stabilendosi a Lugano, dove eh, comincerà una singolare doppia carriera che lo vede impegnato sia come prestigiatore che come podista. E, difatti, lui a Lugo sarà anche uno dei fondatori del club sportivo di Lugo e quindi diciamo che la sua carriera singolare, <ride> la sua vita singolare, lo si evince anche da questo. La sua carriera militare è altrettanto paradossale, in quanto lui diserterà ben tre volte nel giro di neanche dieci anni. Eh, difatti, nel 1910 risponde alla chiamata di leva, disertando però le, per le vessazioni eh, infertegli da un suo sergente, spatriando in Francia per sfuggire alla pena di eh, appunto diserzione. Però, allo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914, decide di rimpatriare in Italia per costituirsi alla caserma dei bersaglieri di Bologna, dove per l'appunto viene incarcerato per eh, il reato pendente. Um, resosi di nuovo disertore, in quanto diciamo eh, poco avvezzo alla vita di caserma, um, dopo aver salutato sua moglie a Montichiari, emigra in Svizzera dove matura eh, la sua decisione di arruolarsi nei Garibaldini. La Svizzera infatti eh, diciamo, era tra l'altro in quegli anni, soprattutto Ginevra e Lugano, eh, sede e, e diciamo, luogo di riparo per molti eh, dei Romagnoli che eh, diciamo, lottarono durante la settimana rossa. Non sono pochi poi quelli che emigrano dalla Svizzera in Francia per arruolarsi. O nella Compagnia Mazzini o direttamente nella Legione Garibaldina. Giovannini eh, si arruola nella Legione Garibaldina diventando caporale e, e distruttore al deposito di Avignone. Tornato in Italia dopo lo scioglimento della Legione Garibaldina, si costituisce di nuovo all'esercito e di nuovo è incarcerato ehm, nella eh, prigione del deposito del VI Reggimento Bersaglieri. Eh, diserta di nuovo per salutare la moglie perché diciamo, aveva il sentore di non poterla rivedere più una volta partito per il fronte, ma viene nuovamente amnistiato eh, alla fine della guerra. Diciamo che dopo questa prima parte di, visa, di, di vita eh, diciamo peculiare ed avventurosa, si stabilisce eh, a Lugo e diventa perfezione da una parte: l'arte della magia e continua tra l'altro a correre continuando a vincere gare fino all'età di 38 anni ma diventa diciamo trova un lavoro stabile con la sua nuova moglie eh, diventando un fotografo ambulante di quelli che ancora oggi vediamo per le spiagge a diciamo, fotografare i bagnanti tra l'altro un suo importante fondo eh, lui che diciamo eh, adoperò la sua arte di, di fotografo anche durante la guerra sono sue le uniche immagini della Lugo bombardata e della Lugo occupata dai nazisti che adesso sono disponibili non solo alla Biblioteca Comunale di Lugo, ma anche in una recentissima pubblicazione a corredo del suo diario eh, di guerra 1944-1945. La verità un giorno che verrà è davvero diciamo. Eh, accanto a, a questo suo lavoro ha reso anche un grande servizio per quello che è la memoria storica di, di, di una città, eh, per una città come Lugo. Garibaldino fino all'ultimo, e eh, non poche sono le sue foto in camicia rossa anche in atta avanzata, appunto, morirà a Bagnacavallo nel 1990. Diciamo un altro garibaldino che non ha bisogno di presentazioni è sicuramente Aldo Spallicci. Forlivese, che, però, diciamo, ha dato lustro all'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini rifondandola nel secondo dopoguerra, nel eh, 1944 e tra l'altro fondando quello che è il Museo eh, della Repubblica Romana e della, Re e della Memoria Re eh, garibaldina, che ancora oggi è attivo e visitabile a porta San Pancrazio, nato nel 1886, eh, diciamo che possiamo dividere la sua vita in tre momenti ben precisi. Una prima caratterizzata da dall'azione volontaristica di Stampo Garibaldino, che lo vede da repubblicano iscritto nel 1912 partecipare alla spedizione garibaldina contro l'impero ottomano eh, a Drisco, per l'appunto nel 1912, sempre in qualità di medico, in quanto lui è medico pediatra, attività che poi svolgerà per tutta la sua vita. Uh, e poi eh, nel 1914 eh, lo vedrà dapprima volontario con eh, diversi suoi concittadini a Nizza, con la compagnia Mazzini, e poi eh, arruolato nella legione garibaldina. Ma un grave lutto familiare lo costringerà a tornare a casa nell'ultima parte del 1914, dove comunque darà un suo importante contributo alla causa interventista, essendo tra i fondatori per l'appunto del fascio interventista di Forlì. Uh, un secondo momento, diciamo, ehm... ah, e scusate, e eh, diciamo questo eh, suo volontarismo ovviamente lo è, esplica anche eh, nel momento in cui l'Italia dichiara eh, guerra agli imperi centrali arruolandosi volontario nella brigata casale, eh, undicesimo reggimento di fanteria che era appunto la brigata di riferimento per la città eh, di Forlì. Un secondo momento della sua vita è sicuramente quello che lo vede vicino ai valori del combattentismo. Eh, nel 1921, oltre ad essere presidente della federazione Rom romagnola dell'Associazione Nazionale Combattenti, è anche eh, presidente della Federazione Arditi e Legionari Fiumani di Forlì. Um, e nei valori del combattentismo nas nasce anche eh, i motivi cardine del suo antifascismo. Eh, diciamo: eh, lo possiamo. Vedere come uno degli esponenti di quella trincerocrazia che, se da una parte Mussolini eh, porta all'estremo facendola virare verso il nazionalismo, questo concetto invece in Spallicci viene, per il suo passato e presente repubblicano, viene declinato in senso eh, fortemente democratico per la sua continua attività antifascista che lo vede anche costretto a migrare da Forlì per riparare a Milano viene anche condannato al confino nel 1941 nel dopoguerra diciamo, diventa eh, punto di riferimento per il movimento repubblicano e delle iniziative culturali fra le quali ricordiamo la PIE eh, per il rilancio della cultura eh, e, de e del dialetto romagnolo e anche eh, della cultura della Romagna come entità a sé stante lo vediamo anche come punto di riferimento per la ricostituzione delle iniziative garibaldine, come abbiamo detto nel 1944 è fra i fondatori della NWRG e, eh, de, e del suo periodico Camicia Rossa, ma anche creatore del Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, che ancora oggi ospita Cimeli. Della famiglia Garibaldi e di quella che poi si è esplicata come tradizione garibaldina. Passo a questo punto la parola a Giacomo, finalmente, per presentare un altro Riminese, diciamo, dalla vita. Un altro riminese di adozione. Di e adozione. fa parte di quelle persone di cui vi avevamo parlato prima, però appunto non originari dell'Emilia Romagna, in quanto questo originario di Brozzi oggi un quartiere eh, di, di Firenze, ma che ha svolto gran parte della propria attività politica, lavorativa, eh, per esempio a Rimini, soggetto abbastanza particolare fra quelli delle eh, biografie, chiamiamole così, divertenti, anche se non se ne è passata benissimo per, tutto, diciamo, per gran parte della vita il buon oh, Umberto Danti. Allora, eh, un caso particolare, lui non è presente in nessuno degli elenchi che avevamo a disposizione, ma la sua scheda della dell'ANWRG, dell'Associazione Nazionale Veterani Regi di Gribadini, parla chiaro. Veterano delle Argonne. E se l'è fatto anche scrivere sulla tomba per l'appunto che ho rintracciato un altro dei cimiteri in cui c'è la nostra foto segnaletica in quel di Brozzi. Allora, eh, il buon Danti, che eh, era un uomo molto alto, era più di 1,80, infatti lo riconosciamo spesso per questa sua caratteristica nelle foto eh, di gruppo, poiché è quello che svetta più eh, di tutti, eh, anche lui eh, combatté eh, nelle Argonne. E nel casellario politico centrale, nella quale era abbondantemente registrato come un pericoloso sovversivo, c'è un, un suo fascicolo. Eh, conclusa eh, la sua parentesi garibaldina, nelle Argonne viene arruolato nei Granatieri di Sardegna a causa della sua altezza e eh, poiché si trattava di una brigata diciamo, che non se la passò eh, bene durante eh, la Prima Guerra Mondiale, eh, lui cadde per esempio prigioniero il 3 giugno del 1916 durante la strafexpedizione sul Monte Cengio, quindi passò il resto del 1916, il 17 e il 18 fino alla, alla conclusione della guerra in prigionia, tornandone, eh, tornandone vivo. Di, profe di professione cappellaio ed è il secondo dei cappellai che abbiamo incontrato, incontrato, si sposò con una modella. Abbiamo trovato anche una sua foto dove ha una bella espressione di eh, insomma, da, un po' da Tom Bird di ecco Diciamo così: anche se con la vecchiaia si vede che eh, fu un uomo che eh, insomma, pagò diciamo, un pochino tutta la, la tragedia, la, insomma, la storia che ebbe a vivere in quanto insomma, invecchio male, in poche parole, ecco, mettiamola così, almeno questo appare dalle foto. Era una persona, almeno da quello che abbiamo letto nei documenti, particolarmente dedita al vino e infatti nel, nel suo... Eh, vedo gente che scuote la testa, qualcuno l'ha conosciuto? Dopo allora dobbiamo parlare, eh, assolutamente. Eh, comunque eh, nel suo fascicolo al casellario centrale c'è per esempio trascritta tutta, tutta una sorta di... Discorso delirante che fece, in quel di Rimini, in preda ai fumi dell'alcol, uscito da un'osteria, in cui lui insomma dice di essere di volere molto bene ecco, a Garibaldi e Mazzini, perché quando beveva Mazzini bevevano anche tutti gli altri. Quindi, insomma, un personaggio anche che è stato interessante biografare. Comunque lui dovette emigrare per poter proseguire la propria eh, professione di cappellaio e eh, lavorò a Parigi dove però la moglie modella non lo seguì e non lo seguì neanche il resto della propria famiglia, tra cui per esempio l'anziano padre che lui andava spesso a trovare rientrando dalla, dalla Francia e sistematicamente a ogni suo rientro veniva perquisito e interrogato in quanto persona eh, per l'appunto sorvegliata dalla eh, polizia. Il suo fascicolo come pericoloso sovversivo viene chiuso a un certo punto, in quanto si registra la sua presenza, non si sa quanto attiva o quanto volontaria, alle manifestazioni diciamo, fasciste in, in quel di Rimini. Infatti lo ritroviamo nel 1944 catalogato nell'archivio della Resistenza di Firenze come un partigiano combattente, comunque all'età quasi di 50 anni, con il nome di battaglia di Dante. Eh, ecco anche lui è una di quelle persone eh, per la quale c'è ancora un work in progress nella ricerca. Per l'appunto, perché dobbiamo ancora andare all'archivio della resistenza al, al Museo della Resistenza di, di Firenze a indagare su questo suo eh, passato eh, partigiano, su questa sua esperienza di partigiano. E per l'appunto dalle carte della dell'ANWRG avevamo capito che tra il 72 e il 73 era morto, ma non sapevamo la data esatta. Invece, eh, io andando a disturbare i, come si può dire, i custodi del cimitero di Brozzi, ho trovato la sua tomba, dove eh, per appunto riposa a fianco della, della propria moglie, dove lui orgogliosamente indossa la camicia rossa e un berrettino, e un kepi, ecco, per, perfetto, magnifico, dove si è fatto scrivere per l'appunto veterano delle argonne, quindi anche questo un garibaldino d'un pezzo dall'inizio eh, dall alla fine uno di quelli comunque che ci ha riservato anche delle note di colore nella, nella biografia che ci hanno come mi, cioè, non, non, sì, divertito ma anche insomma, distolto da alcune storie decisamente tristi, di morte di, di, come di, di torture come quella per appunto di, di Giovannini e anche di, di stenti, insomma di difficoltà eh, palesi, quindi un'altra storia di un riminese di adozione che ci ha che, che vi presentiamo molto, molto volentieri concludiamo e quindi passo la parola ad Andrea con, per con Robespierre Capponi e non, non potevamo chiudere potevamo fare con... Così. <ride> Diciamo il Garibaldino riminese, Di ecco. diciamo più, per cui, ecco, più Ci tengo a dire che la Anita Garibaldi Jallet ci ha raccontato, che è un peccato che non sia qui oggi perché in occasione del, del ritrovo a Bologna ci ha raccontato dei particolari che vanno ad arricchire, che sono andati ad arricchire la sua biografia che andrebbero sentiti dalla sua stessa voce proprio anche per la spontaneità e per la bellezza del racconto, però adesso passo la palla ad Andrea. Ultima scheda di giornata, appunto, eh, Robespierre Capponi, ehm, nato a Roma nel marzo del 1891, mazziniano fin dall'adolescenza. Infatti, anche lui nel 1909 aderisce alla Federazione Giovanile Repubblicana. Eh, espatriato in Francia subito dopo lo scoppio della guerra, è anche lui un. Volontario nella legione Garibaldina eh, e eh, tra l'altro quando poi fa ritorno in Italia segue i fratelli Garibaldi eh, anche nel corpo appena creato, appena costituitosi. Quindi si arruola nel giugno del 1915 a Perugia nei ranghi del 52esimo reggimento di fanteria che eh, facente capo appunto alla Brigata Alpi. Um, L'impegno eh, della Brigata Alpi lo vede come altri suoi eh, ex commilitoni dell'Ergonne impegnato una seconda volta eh, in territorio francese con il secondo corpo d'armata, quando appunto nel 1918 viene richiesto, diciamo, che l'Italia ricambi tra virgolette il favore dell'appoggio delle forze dell'intesa sul fronte italiano, e quindi eh, diciamo, per compensare l'impegno eh, franco-inglese sul fronte italiano, gli italiani mandano questo secondo corpo d'armata eh, nel 1918 a Combattere contro i tedeschi, e quindi per molti è proprio un ritorno su quelle stesse terre, in quelle stesse terre che li aveva visti i protagonisti quattro anni prima. Eh, a Bligny, agli ordini di Sante Garibaldi, ehm, si distingue per svariate azioni eh, eroiche ed è vittima nel luglio del 1918 eh, di un attacco portato con i gas asfissianti. Eh, tornato al fronte una volta ristabilito viene infine congedato come eh, diciamo, gli altri appartenenti eh, alla brigata nel 1919. Nel primo dopoguerra eh, aderisce diciamo, a una delle tante eh, associazioni che nascono eh, nel solco della tradizione garibaldina, in questo caso l'Associazione Nazionale Legioni Garibaldi. Eh, e poi anche lui aderisce al gruppo antifascista di Peppino Garibaldi, Italia Libera, ed è in questi anni che, si stabili, che, che cambia la sua eh, residenza e si stabilisce a Rimini. Durante il ventennio, eh, diciamo, Capponi eh, non nascose mai la sua eh, federe Garibaldina, mostrandosi sempre in camicia rossa negli appuntamenti del 24 maggio e del 4 novembre. E aderisce dopo la seconda guerra mondiale alla neonata Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, costituendo poi quello che è il gruppo garibaldino di Rimini, che guida fin dal 1951 al 1967, diventando poi anche presidente dell'associazione parallela, che è quella della Fratellanza Garibaldina, che accoglie a differenza della, della NVRG diciamo, i simpatizzanti e i parenti della. Eh, dei veri e propri reduci eh, e veterani garibaldini. E eh, diciamo accanto al suo impegno nell'associazione lo si ritrova ancora eh, nelle file del Partito Repubblicano. E, diciamo che in questa foto viene testimoniato appunto il suo impegno, il suo impegno civile, il suo impegno. Eh, sulla diciamo, falsariga eh, garibaldina, qui siamo: eh, questa è una foto che abbiamo trovato nel, nel fondo della, eh, della sezione bolognese della, della NVRG, che ricorda il, appunto il ricollocamento della lapide ehm, in memoria eh, di Giovanni Verenucci che Riminese fu fucilato assieme ai fratelli Bandiera nel, il 25 luglio del 1844. E potete vedere eh, alla vostra sinistra, appunto, Capponi in camicia rossa e con tutte le medaglie d'ordinanza, eh, assistere appunto a questa cerimonia. E tra l'altro in questa foto si può, be forse un po' sgranata, comunque è ben chiaro dalla foto, eh, il nastrino apposto sopra diciamo, tutto il medagliere che ricorda il suo volontariato nelle Ergonne e eh, diciamo dopo una vita spesa in favore dell'ideale repubblicano e dei valori Garibaldini morì a Rimini il 24 gennaio 1967 e su questa foto diciamo a nome della dottoressa Gavelli e del mio collega Giacomo Bollini vi ringraziamo per l'attenzione e speriamo che abbiate gradito questa presentazione grazie Io... Vorrei ringraziare a nome di tutto il comitato dell'Istituto della Storia del Risorgimento gli studiosi che ci hanno accompagnato in questa bellissima commemorazione dell'Unità d'Italia che mi risulta in tutta la provincia di Rimini solo noi abbiamo organizzato e, e, e gestito e quindi ringrazio anche tutti gli intervenuti per l'amor di patria che hanno voluto riservare a questo momento che nelle nostre intenzioni era volutamente richiesto eh, di essere patrocinato dal comune e non dalla prefettura, eh, pur consapevoli che eravamo gli unici a far qualcosa, in una logica molto repubblicana, come al nostro territorio appartiene, che da sempre si richiede appunto delle autonomie territoriali e francamente eh, poi quando vediamo che nulla si fa per l'unità d'Italia da parte della prefettura è evidente che eh, insomma. Da un punto di vista puramente storico e culturale, come in questo caso siamo chiamati a fare, non ci può che dare soddisfazione per un verso il fatto di essere pochi ma buoni. E quindi, grazie a tutti voi che siete stati qua. E questo volume interessantissimo, per il quale ringrazio ancora di aver tolto dall'oblio una pagina di storia per tutti noi gloriosa e, e, e importante per il futuro. Chi volesse lo può prendere eh, qui, nel, eh, al, al costo di 10 euro, mi pare. Qui nel tavolino che segue, e ci sono. E da questo punto di vista altre iniziative che il Comitato dell'Istituto del Risorgimento farà, faremo, nei prossimi di, della, faremo nei prossimi mesi eh, a venire. Avremo la saletta degli arazzi il sabato 29 aprile. Eh, Luca Rossi, uno studioso qua in, in sala con noi, eh, nostro partecipe sui moti del 45 Riminesi. Eh, avremo il 24 maggio ancora un, eh, un altro nostro sodale in questo istituto storico che è Riccardo Amati, eh, vostro coetaneo e studioso come voi di approfondimenti, che parla sempre de degli interventisti, eh, delle fasi dell'intervento nella prima guerra mondiale e, e poi ci ritroveremo il 18 giugno con il comitato del capitano Giulietti e eh, la cooperativa dei lavoratori del mare per la seconda giornata di studi giuliettiani, ma avremo modo di far sapere le cose. Eh, io ringrazio ancora veramente tutti della partecipazione, in particolare eh, ha fatto molto piacere la presenza della Meraglia Cingolani, nipote di Robespierre Capponi. Eh, siamo onorati di avervi avuti qua eh, per questa bellissima pagina di storia che ci avete offerto. Ci dispiace che purtroppo bisogna chiudere tutto eh, senza procciare un dibattito perché purtroppo era contingentato il tempo, ma i mezzi sono quelli che sono. Però grazie a voi abbiamo una bella giornata da ricordare. Grazie. Yeah, grazie.